Ciao ragazzi, bentornati, vlog numero 2, ne farò parecchi in questo periodo perché l'off season è molto compressa, ci sono tanti eventi di cui parlare, per cui farne uno a settimana in questo specifico momento vorrebbe dire accumulare troppi argomenti di cui parlare e quindi magari fare dei video un po' troppo lunghi. Allora ragazzi, ovviamente si parla di draft, ma più che altro si parla di quello che è successo contemporaneamente al draft. Ne esce stra vincitrice, chi l'avrebbe mai detto, Philadelphia, Daryl Morey, Philadelphia 76ers si sono mossi alla grande, si sono disfatti del contratto pesante e pluriennale di Al Horford per prendersi da OKC Danny Green, che è in scadenza, e Terrence Ferguson, che non è per niente un brutto giocatore. In più si sono presi dai Dallas Mavericks Seth Curry, tiratore affidabilissimo, da mettere al fianco dei giocatori che sono attualmente a Philadelphia, ottimo fit, cedendo Josh Richardson. Daryl Morey conferma di non essere uno sprovveduto nonostante la small ball un po' campata per aria in quel di Houston. Grandissimi primi movimenti di Philadelphia, che ne esce stra vincitrice da questo draft. Draft che ha visto rispettate le attese. Edwards alla 1, Wiseman alla 2 e la Melo Ball a Charlotte alla 3. Sulla Melo Ball c'erano già state le dichiarazioni, l'assenso di Michael Jordan, che di solito nella scelta dei giocatori si vede benissimo, vero Kwame Brown. Però ci sono stati anche altri movimenti collaterali. Oklahoma City ha praticamente tutte le scelte del prossimo draft, in sostanza sceglierà, si farà tutta la squadra nel prossimo draft. Ricky Rubio da Oklahoma City è passato a Minnesota, è tornato dove tutto ebbe inizio, quindi a Minnesota anche si sono mossi decentemente prendendo Rubio con Russell Towns, quindi si sta formando un'ottima core di giocatori. Rubio, con la sua esperienza, con la sua mentalità, può dare una mano ai giovani di Minnesota. E poi finalmente hanno battuto un piccolo colpo anche i Los Angeles Clippers, che finora sono stati molto silenti. In uno scambio a tre prendono dai Detroit Pistons Luke Kennard, mentre ai Nets, che è la terza squadra coinvolta, arriva Landry Shamet, mentre ai Pistons arriva una scelta. Che dire ragazzi, era il draft che tutto sommato ci si aspettava potesse essere. Nico Mannion, per quanto riguarda l'italiano, tra molte virgolette, Nico Mannion, scelto alla 48, mi pare, dai Golden State Warriors, ed è la squadra perfetta per un giocatore di quel tipo. Infatti Steve Kerr si è detto molto molto contento, Nico Mannion si è detto molto molto contento, nonostante si aspettasse di essere scelto un po' più in alto. Però ragazzi, sono molto curioso di vederlo a Golden State, anche perché purtroppo è arrivata una notizia terrificante per i tifosi di Golden State, ma per i tifosi di basket in generale, me compreso, perché è un giocatore che adoro per come gioca. Sembra che Klay Thompson si sia rotto il tendine d'Achille. Sulla rottura non ci sono ancora conferme, si sa che ha avuto un infortunio durante una partitella, un allenamento in quel di Los Angeles, un infortunio che sembra grave, perché tutti i giocatori NBA si sono spesi in parole su Twitter nel pray for Klay, e attendiamo l'ufficialità, ma sembra proprio che Klay Thompson possa essersi rotto il tendine d'Achille, tra l'altro non della gamba col ginocchio operato e appena guarito, ma quell'altra. Quindi non vorrei andare un po' troppo in là, però la carriera di Klay Thompson è messa questa volta sì a durissima prova. Speriamo che non sia così grave, anche se le sensazioni non sono buone. Speriamo in ogni caso che, anche fosse grave, riesca a rientrare l'anno prossimo, o comunque prima o poi, perché è una grandissima perdita per il basket in generale un giocatore splendido come Klay Thompson. Che altro c'è da dire di questa giornata, di questa nottata, se non
che Obi Toppin, alla fine il giocatore che a mio parere era il più pronto all'interno di questo draft, è stato scelto dai New York Knicks, che quindi aggiungono Obi Toppin a RJ Barrett. Ci sono ancora sul tavolo i movimenti di mercato per quanto riguarda gli Houston Rockets. Schröder è arrivato ufficialmente ai Los Angeles Lakers, ma non è arrivato ufficialmente, anzi è saltata la trade, Bogdanovic ai Milwaukee Bucks. Perché? Perché Bogdan Bogdanovic non ha accettato sign and trade e ha preferito entrare in free agency. Quindi salta lo scambio Bogdanovic-Bucks, che avrebbe portato Di Vincenzo, Iliasova e DJ Wilson a Sacramento, e a questo punto i Milwaukee Bucks sono alla disperata ricerca di un altro giocatore, a meno che non prendano Bogdanovic in free agency, però a quel punto mi sa che verrebbe un po' di più rispetto a quanto non fosse l'accordo relativo al sign and trade. Che dire, ragazzi, mi riguarderò un po' di draft, un po' di informazioni legate al draft, grandi mosse, come detto, di Philadelphia, grandissime mosse di Oklahoma City, che ricordiamocelo, comunque ha Kelly Oubre Jr., a Shai Gilgeous-Alexander, ha una buona base da cui partire e su cui mettere sopra, tipo 30 scelte nei prossimi 5 anni, un qualcosa del genere, una roba mai vista. E Minnesota, un buon movimento con Rubio, e non ho null'altro da aggiungere. Questo è il vlog numero 2. Come sempre, adesso giornalmente a ora di pranzo parleremo insieme di NBA per un'oretta, un'oretta e 20. Seguitemi anche su Twitch e noi ci vediamo presto. Ciao!